Buongiorno a tutte. Con questo breve video volevo un attimo parlare di quello che sono i problemi delle prime settimane di gravidanza, il motivo per il quale molte di voi vengono spaventate in pronto soccorso per perdite di sangue. Allora, c'è da dire che l'avere piccole perdite di sangue in gravidanza iniziale è un evento abbastanza normale legato all'impianto dell'embrione all'interno dell'utero e normalmente notiamo delle perdite rosate o delle perdite rosso scuro. Normalmente non avete dolori di pancia. Quindi il mio consiglio qual è? Sicuramente di un bel bidet. Aspettare e vedere un attimino se queste perdite continuano, se incrementano, se subentrano dolori di pancia, allora l'avvicinarsi al pronto soccorso è giusto, però può succedere anche che non vediamo più nulla, però allo stesso tempo abbiamo tutti i sintomi della gravidanza iniziale, quindi la nausea, il dolore al seno, l'irritabilità, le crisi di pianto, sono tutte cose che nonostante siano fastidiose, nonostante non facciano parte di noi, sono comunque un segnale che le cose vanno sicuramente bene, almeno fino a quando non verrà il momento che dalle 20 settimane in poi che lo si comincia, che sentiamo che il feto comincia a muoversi. Quindi, senza paura, quindi cerchiamo di valutare le cose lì dove è possibile con una certa oggettività. Quindi ripeto, perditine benissimo, soprattutto quelle di prima mattina. Ci alziamo, andiamo in bagno, facciamo pipì, notiamo le perdite di sangue, niente paura, laviamoci, aspettiamo se persistono, se aumentano, se subentrano i dolori, bene venire, altrimenti tranquilli perché il nostro corpo comunque già ci sta comunicando da già diversi giorni, se non diverse settimane, attraverso dei segni propri distintivi della gravidanza, che le cose stanno andando bene. Alla prossima.